Bentornati nella mia stanza e oggi vorrei parlarvi di questo prodotto. Praticamente è la BB Cream da Yun, che ho preso da AliExpress. Probabilmente me l'avete vista citare nel haul di AliExpress del 11/11. Vorrei parlarvene perché secondo me è un prodotto abbastanza buono. Non so per quanto riguarda l'inci, se magari siete tipo bio, non penso sia bio, non ho la minima idea di cosa ci sia dentro perché era scritto in cinese, quindi ok, non mi ha fatto allergia, quindi è già una buona cosa. E ha un packaging super carino. Adesso vi faccio vedere anche come è stesa, il colore è praticamente perfetto per la mia pelle. Poi essendo una BB cream comunque è abbastanza leggera, diciamo, ma nonostante tutto ha una copertura abbastanza intorno alla media, quindi mi piace un sacco. Oltretutto l'ho pagata tipo 3 euro, era anche in scontata, quindi un sacco buona. Ha un profumo, diciamo, non esattamente buono. Cioè, non è che non è buono, a me non, in particolare non piace, però non è profumo tipo di cosa andata male. È un po' fresco, direi. Però, comunque, se vi serve una BB cream buona, che costi poco, io mi sto trovando davvero bene con questa. Ok, cioè, non vi arriverà tipo nell'immediato, perché comunque ci mette 2 mesi ad arrivare. Però è stata una dei primi, se non sbaglio, che è arrivato. No, non è vero. Mi pare che sia arrivato intorno a dicembre. Però comunque un mesetto ce l'ha messo. Però è davvero buona. Il colore è perfetto, come dicevo. Ci sono 2 colori. Questo è lo 01. C'è anche lo 02, però penso che sia comunque non scurissimo, nel senso, secondo me per una ragazza con la pelle mediterranea non andrebbe bene, perché secondo me sarebbe comunque chiaro. Però questo va benissimo, ha una consistenza, non lo so, che mi piace davvero tanto. Il colore va bene, si intona perfettamente. Adesso sembro tipo un cadavere, però in dettagli. E quindi, se avete l'opportunità, qui sotto vi metterò il link dove l'ho presa, però se avete l'opportunità e volete provarla, io ve la consiglio. Oltretutto non appesantisce, cioè anche se non mettete la cipria, non si sente. Con molti prodotti per la pelle io mi trovavo a dover mettere un sacco di cipria, perché comunque io sentivo, anche toccando, che ero appiccicosa più o meno, e che avevo qualcosa sopra, comunque erano abbastanza pesanti, mentre questo, ovviamente essendo una BB cream, è molto leggera ma al contempo è abbastanza coprente. Quindi non ho avuto questo problema, infatti adesso tipo ce l'ho su ed è come non averla. Quindi consigliatissima se volete provarla, se siete curiose, se magari volete, non so, qualcosa anche per magari i cosplay. Io la uso tantissimo per quando faccio i cosplay o comunque quando vesto Lolita in generale, mi ci trovo davvero bene. E comunque ha la leggerezza di una BB cream. E non è comunque un fondotinta, perché se è una BB cream non è un fondotinta, però ovviamente mi ci trovo davvero davvero bene. Spero che questa recensione vi sia stata utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.